L'attrice a luci rosse ha sganciato la bomba sull'ex re dei paparazzi, i due hanno avuto una breve liaison qualche tempo fa. Malena è stata intervistata da Francesca Fagnani a Belve, il programma di Rai 2 in onda ogni venerdì sera in seconda serata. L'attrice e opinionista TV ha parlato a lungo della sua vita privata e professionale e, tra le tante cose, pur di Fabrizio Corona. I due hanno avuto una breve relazione, come rivelato dall'ex re dei paparazzi nel suo libro di memorie. Non è un grande amante perché non ha una vera attrazione per le donne. Se un uomo è attratto dalle donne non ha paura. Lui temeva il mio lavoro e diceva che mentre era con me pensava a tutti gli altri uomini che ho avuto intorno. Allora piccolo mio, non sei così amante delle donne, come reagirà Fabrizio Corona a queste parole? Di recente si è parlato con una certa insistenza dell'intimità dell'ex marito di Nina Moric. Al Grande Fratello VIP Giacomo Urtis ha spifferato di un legame speciale con l'ex re dei paparazzi, che ha fatto chiacchierare parecchio. In questo periodo Fabrizio Corona è tornato alla ribalta per alcuni episodi. Il primo riguarda l'ex moglie Nina Moric, che ha confidato a Verissimo di aver chiuso definitivamente con il 47enne. La modella croata ha deciso di troncare ogni tipo di rapporto per il suo benessere psicofisico. Tra i due tanti alti e bassi dopo il divorzio e neppure il bene per il figlio Carlos, oggi maggiorenne, è riuscito a superare certe difficoltà del passato. A Verissimo Nina Moric ha inoltre ammesso che sta per lasciare l'Italia, tornerà a breve in Croazia per stare accanto alla madre, affetta da demenza senile. L'ex signora Corona vuole occuparsi di se stessa e degli affetti più cari e per questo oggi è single e per niente interessata a vivere nuove storie d'amore. We'll be right back.